Il gruppo di vertice della Democrazia Cristiana, cioè anche del governo del paese, delle istituzioni del paese, nell'anno di grazia 1978, entra nel tetro corridoio di un ospedale romano e trova in una stanza alla fine del corridoio, protetto dalle infinite guardie, carabinieri, cose eccetera eccetera, un uomo che, queste tre figure che si vedranno, si riconosceranno poi essere Andreotti, cioè l'allora presidente del Consiglio dei Ministri, Cossiga, ministro dell'Interno, e Zaccagnini, segretario della Democrazia Cristiana, una figura nel lettino, sfatto, la barba lunga. Questa figura è Aldo Moro, vivo, e Aldo Moro vivo e pensante e parlante. Inizia così, cioè inizia in maniera controfattuale. Inizia con un effetto Mandela? Oddio, adesso, questa poi la dovrei spiegare, perché altrimenti adesso lo spieghi, dammi un minuto soltanto che introduce una cosa, eccetera. Inizia con questa ipotesi controfattuale quasi favolistica, in realtà esterno notte, cioè questo strano, stranissimo e per me fantastico lavoro che Marco Bellocchio ha fatto sulla vicenda del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro, e che è un film e che è insieme a una miniserie, adesso avrò modo di raccontarlo, e inizia quindi mettendo in scena qualche cosa che non è successo, che almeno coloro di noi che conoscono ancora vagamente la storia, patria, diciamo così, sanno non essere successo, cioè Aldo Moro che alla fine del lungo periodo della terribile prigionia delle Brigate Rosse viene liberato, ed è libero, yeah, e vivo. Quindi, appunto, dicevo, inizia in maniera controfattuale. Nel senso che, lo dico per coloro che viceversa hanno bisogno di googolare Aldo Moro, Brigate Rosse, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, la storia non finisce esattamente in quel modo. Ma avremo modo poi di raccontarla un attimo di più, di contestualizzarla e di recuperare in realtà questo che ho detto adesso in incipit nel finale, perché per l'appunto il finale di questo lavoro di Bellocchio in realtà rimette completamente e squaderna le carte che ha provato a offrire in maniera così, per appunto, bizzarra, favolistica, quasi onirica, perché appunto un inizio che ci mostra qualche cosa che non c'è, ma è appunto di un lavoro che a entrambi credo sia piaciuto molto. Moltissimo. C'è anche quasi un po'... Moltissimo. Che si distingue molto nel panorama delle produzioni seriali italiane, indubbiamente, per originalità, autorialità, senso della misura, del limite, e perché tratta una materia delicatissima, equilibrata. Come si diceva in Boris, già parlare delle guerre puniche sarebbe argomento troppo spinoso, certo. Figuriamoci. Troppo fresca. Trattare comunque il rapimento e di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse e l'assassinio conseguente vuol dire riportare comunque alla luce tutta una serie di argomenti che in tempi di complottismo, come quelli di oggi, sono assai controversi. La CIA, gli americani, erano controversi il ruolo all'epoca della Democrazia Cristiana, eccetera, 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 eccetera. Appunto, controversi persino all'epoca. E invece Bellocchio dimostra, secondo me, un equilibrio. Alla sua veneranda età, perché per la verità, insomma, Bellocchio non è più un giovincello, e gira l'anno di produzione, il 2020, l'anno di uscita, il 2022. Yes. Lo dicevo prima, uno strano esperimento, perché esterno notte, per un paio di buone ragioni, tre buone ragioni. Ricordiamo che vent'anni prima, esattamente. Gira Buongiorno Notte. Esatto, era il 2003, quello era un film che lui fece, un film punto e basta, ed era un film sul rapimento Moro, ma naturalmente con una logica, come magari possiamo raccontare, poi molto diversa rispetto a quella di questo nuovo lavoro. Era il 2003, in quel caso il protagonista era Roberto Erlitzk, che interpretava appunto Aldo Moro, ma lì se ne vedeva soltanto, ci si concentrava sulla dimensione proprio del rapporto, ti ricordi, tra Aldo Moro e i suoi rapitori, i brigatisti, yes. Quindi la dimensione della... La detenzione. Esatto. Quasi vent'anni dopo, appunto nel 2022, Bellocchio fa questo, dicevo prima, un esperimento strano. Perché? Perché questo lavoro esce al cinema come un film in due parti, dura quasi sei ore sostanzialmente, quindi esce come, diciamo, due parti lunghe al cinema, però in realtà è del tutto evidente poi per chi l'ha vista che la struttura con cui l'ha pensata fin dall'inizio è proprio quella della miniserie, episodica. Esatto, con cui poi è uscita, quindi una miniserie in sei puntate da quasi un'ora, circa un'ora ciascuna, con cui poi è stata pubblicata a fine 2022 e oggi è reperibile sia su Netflix che su Rai Play, fra le altre cose. Quindi in realtà ha una certa
sua visibilità, ed è un prodotto che noi veramente straconsigliamo di vedere. In un certo senso mi verrebbe da dire, tu dicevi giustamente, è una serie molto originale, molto audace, molto autoriale per gli standard italiani, particolarissima. Mi viene da assimilarla sostanzialmente soltanto ai lavori di Sorrentino seriali, quindi The Young Pope, The New Pope, cioè una serie che non assomiglia a niente, che si inventa uno stile suo, che è molto autoriale e che non, per l'appunto, non ha paura di sfidare le convenzioni del racconto televisivo. Certo, senza quella tracotanza onirica che talvolta può per alcuni sconfinare nel kitsch, magari, di Sorrentino, è molto più equilibrato e misurato, ma come dicevi prima, anche quest'opera di Bellocchio ha i suoi sconfinamenti nel mondo dell'onirico. Eh sì. E, dicevamo, strutturato in 6 episodi, sì, perché ogni episodio racconta, ha un diverso protagonista e quindi un diverso focus della storia. Il primo episodio è l'Aldo Moro prima del rapimento, subito prima del rapimento, quindi l'Aldo Moro che sta cercando il compromesso storico tra il PC e la DC, che sostanzialmente è la causa poi del rapimento di Moro, è questa. Nel secondo episodio vi è il governo, soprattutto nella figura di Francesco Cossiga e di Andreotti, secondariamente. Cossiga, appunto, ministro dell'interno. È stato rapito Moro e quindi come si prodigano per affrontare la situazione. Nel terzo abbiamo niente proprio di meno che il Papa, interpretato da Tony Servillo. Sì, il Papa è Paolo VI ed è nella realtà storica e in quella narrativa un amico personale di Aldo Moro, figure che condividono intellettualmente, politicamente, tutta una serie di legami anche personali. Quindi, appunto, un Papa che si prodiga enormemente per lavorare sulla liberazione. Certo, il travaglio della Chiesa e il travaglio personale del Papa. E poi è molto bello come vira, perché abbiamo l'episodio dei brigatisti. Sì. Quindi la prospettiva dei brigatisti, che è particolarmente originale, direi, come prospettiva. Quindi una coppia di brigatisti che partecipa al rapimento, e poi Margherita Bui nel quinto episodio è la moglie di Moro, e tutta la famiglia, come subisce e affronta le pressioni mediatiche e la pressione in generale della situazione. E anche, come dire, diventa surreale questa situazione, naturalmente, e la disillusione, il disincanto finale, e l'ultimo, il sesto episodio. Sì, che è quello conclusivo, diciamo, l'epilogo tragico, ma è l'epilogo per appunto anche storico, ed è il momento in cui in realtà Bellocchio ci mostra anche che quella strana visione con cui aveva aperto, quella che evocavo all'inizio di questa puntata, il racconto, e cioè per l'appunto un Aldo Moro che è sopravvissuto, che è vivo, eccetera, e in realtà tra il fiabesco e il beffardo. Esattamente. Allora, dicevi giustamente tu, c'è questa molto efficace, molto funzionale, molto ben riuscita strutturazione in 6 episodi, quindi altrettanti focus che non soltanto ci permettono di studiare, di scrutare, di capire la vicenda da punti di vista differenti, ma che ci permettono anche proprio di leggerla in tutte le modalità confliggenti di cui si compone questo, che è un mosaico assai complesso. Lo è, diciamo, parzialmente nel racconto, lo è stato certamente nella realtà storica. È forse opportuno adesso, al di là del problema, diciamo, di conoscenza e rimembranza della storia, ecco, così, del cittadino e dello spettatore contemporaneo, ma è forse opportuno in effetti ricordare, richiamare per grandi linee di che cosa stiamo parlando, sì, di che cosa parlano. Sì, facciamo un piccolo bignami. Allora, per l'appunto, tu in parte l'hai accennato, perché il primo episodio è quello che racconta l'Aldo Moro, statista, l'Aldo Moro all'epoca presidente della Democrazia Cristiana, l'Aldo Moro che è stato il tessitore del compromesso storico. Cosa significa? Significa l'ingresso del Partito Comunista nel governo, e l'ingresso del Partito Comunista nel governo sarebbe un unicum a livello di tutte le democrazie occidentali. Che poi non è nemmeno un ingresso diretto, ma sarebbe un appoggio indiretto dei comunisti al governo, quindi toglierli dall'opposizione. Sì, però sostanzialmente appunto, farli partecipare direttamente, attivamente. Esatto, tornando un pochino ancora indietro per contestualizzare anche questo aspetto che altrimenti risulta poco comprensibile, diciamo, l'Italia del dopoguerra, l'Italia post-fascista, l'Italia repubblicana, l'Italia democratica ha conosciuto solo ed esclusivamente per più di 30 anni governi democristiani o governi democristiani con la partecipazione di altre forze, di peraltro variabile
come dire, provenienza, liberali, repubblicani o i socialisti a un certo punto. E con la benedizione degli americani, il mondo essendo diviso in due grandi blocchi, esatto. ovest e est, esatto. il partito comunista è legato inevitabilmente al blocco sovietico. Certo. E quindi viene visto come una minaccia. Il Partito Comunista Italiano ovviamente è un partito un pochino diverso, è un partito che si è anche già, ha iniziato già a distanziarsi da alcune delle scelte evidentemente della, come dire, grande madre Russia. Di Stalin, esatto, yes. ma per l'appunto è, di fatto si tratta di una, di un'azione eclatante, enorme, in cui peraltro proprio l'inizio della prima puntata ci mostra Moro nell'atto di cercare di convincere una parte recalcitrante della sua del suo stesso partito, della Democrazia Cristiana, a rendersi conto che questo può essere la chiave in realtà per la costruzione, ma lui stesso consapevole dei rischi che comporta, della, insomma, della non facilità, eccetera. Ricordiamoci, siamo alla fine peraltro di un doppio decennio, quello degli anni 60-70, in cui da un lato innovazione, creatività, boom economico, eccetera, eccetera, si sono però poi tradotti anche nel passaggio del 68, quindi di 10 anni prima, passaggio libertario, ma anche un passaggio di grandi tensioni, di contestazione dell'autorità in Italia, Francia, per ragioni diverse prima negli Stati Uniti, ecco. Gli anni stragisti. E poi gli anni per l'appunto in cui una certa forma di radicale protesta nei confronti dello status quo, della società capitalistica, diciamo così, del modello borghese di società, di Stato, bla bla bla, cioè del potere della Democrazia Cristiana, che per l'appunto lo simboleggia e lo riassume perfettamente, viene attuato dalle Brigate Rosse, in particolar modo in Italia come altrove in Europa, in Germania per esempio, insomma, da altri fenomeni terroristici. Quindi un movimento terrorista vero e proprio che prende a bersaglio figure in particolare di forte valenza simbolica, impegnate in azioni, come dire, o di dialogo per appunto di compromesso tra le diremmo parti. Diremmo oggi figure progressiste. Sì, esatto. Ma anacronisticamente progressiste. Esatto, figure che per loro sono esattamente il nemico perché per l'appunto gettano ponti dove viceversa loro vorrebbero erigere muri, steccati, sì. E che quindi ecco. Moro appunto simboleggia questo, poi ha questa caratura anche mite di questo, il più importante, sì, indubbiamente. Sì, sì, sì. È una figura anche, diciamo, peraltro molto bella, è una figura davvero di intellettuale molto raffinato, di testa pensante. E per di più, finora le Brigate Rosse si sono comunque espresse con azioni eclatanti, ma pensare al sequestro di un personaggio della valenza di Aldo Moro, eh sì, è indubbiamente pensare all'azione più forte, più potente e anche più difficile e complessa. Eh sì. Che abbiano mai messo in atto. Assolutamente, ma Aldo Moro è pesantemente scortato, per quanto non efficientissimamente, ecco, diciamo così, scortato, per l'appunto il suo rapimento si traduce anche nella strage della sua scorta, che poi in realtà è quasi una famiglia estesa e via discorrendo, tant'è che poi nelle puntate successive ci saranno anche i funerali della, mentre si vive da una parte il rapimento, per appunto la prigionia e le discussioni su cosa fare, cioè, ci saranno anche questi passaggi, sì, esatto, commoventi, per esempio della... E allora questo è, diciamo, un poco di contesto storico. Un altro elemento molto importante che emerge potentemente in tutto il racconto, Bellocchio si prende il lusso sacrosanto di distendere il tempo del racconto in questo progetto. In un certo senso, fra l'altro, se ci pensi, lo scarto tra il lavoro che fa nel 2003, Buongiorno Notte, e questo Esterno Notte di quasi 20 anni dopo, è anche quello tra una dimensione d'epoca in cui, diciamo, l'autore si concentrava nella dimensione necessariamente ridotta, contenuta quantomeno, del film, no? Ti racconto una cosa in 2 ore, alla possibilità che gli stessi autori con la maiuscola hanno abbracciato negli ultimi anni. Il lusso dell'estensione. Esatto. Infatti anche il nuovo riferimento prima a Sorrentino era pertinente, ma insomma ne conosciamo tanti di autori importanti che si sono cimentati con soddisfazione e con successo con il medium televisivo. Quindi una dimensione di distensione temporale che ci permette, riprendo quello che raccontavi prima, di appunto cogliere le sfumature di questo complesso, di tutto questo complesso accadere e intrecciarsi di avvenimenti. Ecco, e se mi permetti, in un certo qual modo ne abbraccia la valenza storica che trascende tutti i protagonisti, cioè questa storia è più grande di tutti i protagonisti della storia stessa. E lo fa approfondendo il travaglio di ciascuno di questi personaggi. Quindi il trauma che questa storia, questa vicenda comporta per la moglie, per l'amico, il papa,
E questo è molto molto bello. Per gli stessi brigatisti, paradossalmente, che non sono unidimensionali, ma sono creature complicate che vivono complicate, esatto. Sì. E per, che poi forse è il punto, come dire, più evidentemente cruciale e al contempo storicamente rilevante, politicamente rilevante e drammaturgicamente rilevante, che è quello del va bene, ma noi Stato, noi governo, noi forza, noi partito di maggioranza, che cosa dobbiamo fare? Uno dei nostri uomini di punta è stato rapito. Le Brigate Rosse non è che chiedono soldi, voglio dire, che cosa chiedono? Anche se l'idea del riscatto entra nella storia, entra con la S maiuscola nella storia di esterno d'arte. Assolutamente sì, corretto, ci sono queste sacche di denaro poi il Vaticano che fa sta raccolta di fondi, vabbè. Però in realtà il tema è proprio quello, in realtà le Brigate Rosse pretendono di intavolare una trattativa politica, cioè da un lato rapiscono Aldo Moro e lo sottopongono a un processo. Pretendono un riconoscimento politico sopra ogni cosa. Esattamente, e lo Stato può dare riconoscimento politico a un movimento terroristico? È un quesito, un dubbio, un dilemma che in realtà continua ad attraversare le società occidentali. Certo, il famoso non si tratta con i terroristi, almeno pubblicamente. Tesi che viene incarnata nella realtà storica e anche in quella narrativa da una serie di figure importanti ovviamente all'interno del racconto, mentre altre si mostrano e si intuiscono essere, come sono state, più aperte a una logica viceversa di trattativa, di dialogo, di, perché insomma per mille ragioni, salvare l'amico, salvare la figura prominente o salvare una vita umana, non consentire che un grande protagonista della società pubblica italiana venga sottoposto a questa umiliazione terribile, alla prigionia, insomma poi c'è tutto lo stillicidio delle fotografie, le prove che è ancora vivo, i giornali, no, insomma tutte quelle cose che poi sono diventate iconiche. Sì, e le lettere, no? Le lettere con quello che comportano. Esatto, lettere di Moro, questo è un capitolo straordinario. Sì. Esatto, perché le lettere di Moro sono, fra l'altro ti ricordo che lo show, insomma il racconto, si apre con quello che potrebbe essere quasi una sorta di lettera non scritta, una sorta di ultima lettera o prima di un nuovo corso, perché appunto Bellocchio, prendendosi il lusso di inventarsi questo Moro liberato nell'inizio fiebesco, no? Poi dopo chiaramente corretto nel finale, in adesione alla realtà storica, ci fa sentire la voce di Moro leggere o recitare un testo come una delle lettere, delle tante lettere che manderà realmente dal covo delle BR alla famiglia, alla Democrazia Cristiana, alle istituzioni, al Papa, non so, leggere un testo in cui lui annuncia la sua incompatibilità con la Democrazia Cristiana, il suo dimettersi da tutto, il suo rifiuto. La lettera di dimissione. Esatto. Sì. Esattamente, ecco, quindi questo è un altro tema formidabile, perché per l'appunto tu hai un prigioniero che non è, come dire, astratto, non è avulso, non è neanche silente, è un prigioniero che addirittura è parlante e la cui parola interpella in maniera straziante e drammatica tutto e tutti. In questo, fra l'altro, tu dicevi giustamente prima, non c'è monodimensionalità nel racconto dei coprotagonisti, cioè, fra l'altro in un certo senso sono tutti quasi la stessa importanza, no? Cioè certo al centro c'è Moro, però i brigatisti sono importanti per una ragione, Cossiga per esempio, no? Sì. Ecco. Se mi permetti, quell'immagine iniziale dei tre ai piedi del letto, Cazzaniga, Cossiga e Andreotti, che guardano stupefatti e basiti un Moro liberato, ci mostra in un certo qual modo, con la lettura della lettera che citavi, l'impossibilità che Moro uscisse vivo da questa storia. Cioè la necessità, soprattutto grazie alle lettere, grazie alla situazione che si era creata con le Brigate Rosse, con gli americani, la cui figura è rappresentata in modo eccezionale, secondo me, da un consigliere che viene mandato a Cossiga. Cioè Moro doveva morire sostanzialmente. Non poteva che morire, sì. Era lo sbocco necessario di questa vicenda. Mm. E ce lo racconta con una delicatezza e una forza incredibili, Bellocchio, attraverso i sei episodi e questa scena iniziale e finale surreale. Beh, poi trova, diciamo, in Fabrizio Gifuni un attore che forse fa la performance della vita, insomma, per come la vedo io, insomma, con questo Moro, che è davvero perfetto, non solo dal punto di vista... incredibile. Sì, mimetico, sì. Però... E lui sì, su tutti. Assolutamente. Ci è piaciuto anche il Cossiga di Fausto Russo Resi, insomma.
Esatto, e devo dire a me è piaciuta molto un'attrice che non sempre amo necessariamente, ma che è Margherita Bui, esatto, che viceversa nel tratteggiare questo. C'è Servillo che Servillo viceversa, insomma, è sempre Servillo. E sì, quindi, sempre Servillo. Esattamente, ed è, e non c'è niente da dire, non si può dire nulla assolutamente. Quindi ineccepibile. Ineccepibile. E, ecco. Per cui, allora, un racconto che ci non soltanto tratteggia in maniera anche accurata, molto, davvero molto ben fatta, molto riuscita, molto efficace, un clima d'epoca in maniera potente. Ci ricorda che in realtà quei dilemmi, quelle tensioni, certo, non sono gli stessi che respiriamo oggi, ma alcune delle domande, dei quesiti, dei dubbi che una vicenda come quella ha saputo plasmare in realtà rimangono attuali, risuonano ancora oggi, perché per l'appunto l'opposizione tra la ragion di Stato e la vita umana, no? E tra la pietà individuale e le necessità della storia, della politica, sono tutti temi che in realtà continuano ovviamente a interpellarci, continuano, anzi dovrebbero più di quanto facciano realmente animare il dibattito delle nostre, diciamo, liberal democrazie occidentali, no? Sul diritto, sul diritto individuale rispetto ai diritti collettivi, bene comune e via discorrendo. Ecco. Sì. E la contraddizione in sé è dunque l'impossibilità di una democrazia cristiana, letteralmente. Mm. perché in qualche modo la cristianità viene negata dalla ragion di Stato democratica. E questo in Cossiga si vede molto forte, la propensione personale va da una parte e la sua compressione invece, comprensione della ragion di Stato è anche compressione. Sì. Va da un'altra, da tutt'altra parte, è davvero notevole. E nel fare questo però, e penso che possiamo chiudere su questa nota, Bellocchio riesce anche a fare, non so se questa cosa ti convincerà, ma a me mi ha dato da pensare in questi termini, proprio mi richiamo a quell'inizio fiabesco che dicevo prima, no? Per l'appunto davanti al vertice di potere della Democrazia Cristiana e di fatto dello Stato italiano, per l'appunto Andreotti, Cossiga, Zaccagnini, c'è un Moro apparentemente silenzioso, sdraiato nel suo letto di ospedale, disfatto, eccetera. Ma un Moro che ha, essendo vivo, il potere della parola, il potenziale della parola, cioè un Moro capace di dire la propria verità, l'incubo a occhi aperti della Democrazia Cristiana dell'epoca, anche per le ragioni che richiamavi tu prima. Appunto, questo inizio fiabesco, l'idea di un Moro che è stato liberato, che è sopravvissuto, che ha potuto raccontare una sua storia, vivere un secondo tempo, o ultimo tempo, un nuovo tempo della propria vicenda, mi ha fatto pensare a come questa vicenda, e non sembri un paragone assurdo o forzato, almeno non lo vuole essere per me, abbia tanto è forte, tanto è stata forte storicamente, eccetera, assunto quasi quella dimensione che è quella del racconto classico, del classico sostanzialmente, del mito, dell'epica, del racconto tragico, cioè quei racconti in cui tu sai già benissimo come vanno a finire e il punto interessante non è mai appunto che cosa succederà, che questa ansia tutta contemporanea è anche un po' sciocca della suspense, del devo essere sorpreso e quindi dello spoiler, del finale, non mi rovinare la cosa, eccetera. Tutte le storie che venivano raccontate fino a un po' di tempo fa erano storie che erano rovinate in partenza secondo questa logica, che erano noti i finali in partenza, no? Le vicende come, certo, sarebbero sviluppate. Tranne che della serie Colombo. Certo. Ma in questa logica scatta un po' lo stesso meccanismo che ti scatta quando, che ne so, leggi l'Iliade e parteggi per Achille, perché insomma è un po' inevitabile così, e l'Iliade non finisce con la morte di Achille come uno si potrebbe aspettare, diciamo, non finisce neanche in realtà con la presa di Troia come sappiamo, e tu ti aspetti, inizi a pensare ma forse ce la potrebbe, forse potrebbe non morire, forse potrebbe sopravvivere, forse non è detto che debba andare così, perché poi non ti viene raccontato, certo, non ti viene detto. E qui ho solo due parole: effetto Mandela.